All'età di 70 anni tornerà ancora una volta a colpi di bracciata ad attraversare lo stretto di Messina per sostenere la donazione del sangue e lanciare un messaggio di solidarietà. Donare è vita. Parliamo del Nisseno nell'Oambra che domenica prossima, 31 luglio, parteciperà alla traversata della solidarietà promossa dalla FIDAS nazionale, giunta alla 10ª edizione che vedrà raccolta donatori di sangue provenienti da tutta l'Italia per sfidare le acque dello stretto. Una staffetta in un tratto di mare di circa 3,5 km tra Punta Faro, Messina e Cannitello, Reggio Calabria, per ricordare l'importanza di un gesto responsabile, anonimo e volontario a favore dei tanti pazienti che necessitano di terapie trasfusionali. Un'esperienza non nuova per Ambra, ex presidente del Panathlon, amante dello sport, che sinora ha partecipato a tutte le edizioni. Oltre ad aver effettuato altre 4 traversate da Malta a Gozo, Salina Lipari, Ponza Palmarola, Favignana, Levanzo, con un solo obiettivo, incentivare le donazioni del sangue. Intanto chiarisco subito una cosa importante, che non è una competizione ma sicuramente una gara di solidarietà. E come diceva lei, la facciamo da 10 anni a livello nazionale, sono una 50ina di soci donatori di tutta Italia, dal Veneto alla Sicilia, che faremo questa traversata asile libero, insomma, come uno sa fare, e sarà una staffetta per mettere in condizione e incoraggiare coloro i quali non sono in grado di poter fare tutti i 3.300 metri. Quindi la finalità è questa, la FIDAS, l'Associazione Donatori di Sangue, lo fa questo perché in Italia manca il sangue e nella nostra area, particolarmente a Caltanissetta, ahimè siamo in emergenza. E noi riusciamo ad avere appena il 70% del fabbisogno, quindi noi dovremmo perlomeno avere 20 sacchi al giorno di sangue, ne abbiamo 10-12, e purtroppo i talassemici ogni 15-20 giorni hanno bisogno 3 sacchi di sangue, quindi quasi 1,5 litri di sangue. Il talassemico, se non ha il sangue, muore. Quindi io faccio un appello alla città, alle persone sensibili, alle persone che hanno la fortuna di star bene, di donare sangue prima di partire. Si dona tutti i giorni in Viale della Regione di fronte al Campo Sportivo Palmintelli, dalle 8:30 alle 11:30, posso donare tutte le persone che hanno l'età dai 18 ai 65 anni, donare il sangue fa bene perché i globuli rossi si rigenerano, poi noi facciamo delle analisi preventive e quindi per donare già sappiamo come stiamo, perché spesso magari abbiamo delle malattie silenti, non so, il colesterolo, la glicemia, la pressione alta, e così siamo in grado di sapere anche questo. E quindi un invito che faccio a tutti.